Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il cantante di Su di Noi ha espresso tutto il suo dolore a causa di una recente scomparsa. Il ricordo dell'artista è carico di sofferenza. La notizia improvvisa ha sconvolto Enzo Ghinazzi, conosciuto dal grande pubblico con il nome d'arte di Pupo. Quest'ultimo ha appreso della tragedia soltanto ieri, pubblicando un triste messaggio direttamente sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Leggendo le sue parole, si nota immediatamente il dolore ed il rammarico del cantante che ha perso per sempre una persona a lui cara. Appena poche settimane fa, invece, cambiando rapidamente discorso, il nome del 66enne nato in provincia di Arezzo è salito agli onori della cronaca, per via di un discorso del tutto differente. Alcune sue dichiarazioni, infatti, hanno dato modo agli appassionati di cronache rosa di parlare molto sui social network. Pupo, infatti, ha rilasciato una serie di considerazioni in merito alla sua situazione sentimentale. Egli non ha nascosto di essere poliamoroso, ovvero di intrattenere un rapporto con due donne differenti, la moglie Anna e l'amante Patricia. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62. Sto da 50 con la moglie, da 33 con l'amante. Io non mi pento del mio percorso sentimentale che oggi sarebbe più semplice da affrontare. Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro. Pupo, il lutto improvviso lo ha addolorato. In questi giorni si è spento per sempre un artista famoso in tutta Italia. Stiamo parlando di Tonino Crippezzi, cantante e tastierista del noto gruppo Camaleonti. L'uomo è scomparso all'età di 76 anni. È stato ritrovato morto all'interno di una stanza di albergo presso Chieti. Pupo ha pubblicato un messaggio rivolto proprio a quest'ultimo sui social network, parlando di lui come un amico. Ho appena saputo della scomparsa dell'amico Tonino. Quanto mi dispiace! La sua voce calda e melodiosa rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Eternità, spalanca le tue braccia, lui adesso è là, accanto alla felicità che dorme, ha dichiarato Enzo Ghinazzi con il cuore pieno di dolore, allegando al suo messaggio una fotografia del compianto collega. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.